e Formica imbattuta addirittura da 20 gare ufficiali, ma che non riesce mai a vincere. Oggi però una novità c'è stata, le tante assenze addirittura 9, ma soprattutto il fatto che l'Inter stavolta non è stata chiamata a essere raggiunta dagli avversari, bensì ha rimontato addirittura 2 gol e addirittura 2 volte. Per il Cagliari l'occasione mancata di battere finalmente una grande davanti a 20.000 tifosi e entusiasti, mancavano Suazo e Conti, il migliore in campo. È stato certamente l'Angella che subito ha fatto vedere che era in giornata davvero di grazia, mettendo in difficoltà l'avversario Cordoba. Pieri dice di proseguire. Al quinto minuto il bis, Zola pesca lunghissimo lo stesso l'Angella, che da velocista qual è, inguaia Materazzi. Per l'arbitro è rigore, il primo stagionale contro l'Inter che a favore non ne ha ancora avuti. Dal dischetto Gianfranco Zola, 38 anni, che batte Toldo. Seconda rete per il capitano sardo, 82esima in carriera, applaudito a scena aperta, 1-0 per il Cagliari. L'Inter ferita si scuote, Adriano non è in pomeriggio, Felino, Martin sì, tiro secco, fuori. A centrocampo si distingue Emre, Materazzi ci prova di testa, invano. E allora il 33esimo, scatta il contropiede rossoblu, Agostini lancia il solito Langella, prepotente nella fuga, palla al piede, inseguito da Burdisso, Toldo si inchina ancora ed è il 2-0 per il Cagliari e per Antonio Langella, 27 anni, napoletano di nascita ma sassarese d'adozione, e il secondo sigillo in campionato. Avete anche visto Mancini protestare per un presunto fuorigioco. Passano 2 minuti. Xavier Zanetti ridà la sveglia ai suoi, centra e Stankovic fionda sotto la traversa, 2-1, terza rete per il serbo in questo torneo e 29esima in carriera in Serie A. Ripresa con il portiere greco Katerjanakis che alza su Emre, Lopez accarezza Cordoba che cade, proteste, 16esimo, l'airone Langella riprende il volo, stavolta crossa per Mauro Esposito, felice nell'impatto fronte palla, 3-1. È il sesto gol per il 25enne alla sua seconda convocazione in nazionale da Marcello Lippi. Inter mortificata ma reattiva, Katerjanakis su Cristiano Zanetti, il tecnico Arrigoni sostituisce l'Angella con il centrocampista Albino ed è punito. Emre Stankovic, Martin sinistro e 7, 3-2. Rivediamo il sinistro di Oba Martins, altri cambi da una parte e dall'altra. Adriano impegna il numero uno sardo. 44esimo, angolo di Zé Maria, Martins, piroetta e stavolta sfoga il piede destro, 3-3 per il ventenne nigeriano e la quinta rete in questo campionato contro le 9 di Adriano e la 13esima in Serie A. Inter imbattuta da 20 gare ufficiali, Cagliari con qualche rimpianto. Linea Paola Ferrari.